Ciao fragoline, allora, questo è un vlog. Sto facendo l'intro, diciamo, per iniziare e per spiegarvi in breve cosa vedete in questo vlog che dura poco. Sì, sono in pigiama perché mi sono dimenticata di registrare la clip all'inizio dove praticamente vi saluto come faccio sempre in un vlog e vi dico che cosa diciamo. Faccio in ogni singolo vlog e appunto mi sono dimenticata di fare almeno la clip iniziale, allora lo sto facendo adesso. Allora vi spiego in breve. Allora adesso vi faccio vedere tutte le clip dei lavori che abbiamo fatto in questi 2 mesi. Calcolate che ho dipinto i vasi che facevano cagare, abbiamo imbiancato le due stanze che, tipo, vabbè, questo vlog non so quando lo vedete perché andrà ovviamente in ritardo, per cui vedete praticamente tutti i lavori di quasi tutta la casa, però non sono stata lì a riprendere proprio tutto, tutto, perché poi può essere che molte persone si annoiano e allora ho ripreso solo le cose anche per ricordo, diciamo che voglio io, ho ripreso tutte le cose che abbiamo fatto, i lavori che abbiamo fatto della nuova casa. Abbiamo quasi finito, per cui abbiamo messo la nuova caldaia, è arrivato il nuovo parquet, in più abbiamo pitturato tutti i caloriferi, abbiamo pitturato il sopra del tapparelle, i cassonetti delle tapparelle. Ho finito di fare tutti i vasi fuori in giardino. Abbiamo tagliato l'erba, abbiamo tagliato i rami, abbiamo potato gli alberi. Ci sono tante altre cose ancora che non abbiamo fatto. Comunque, tutto quello che vedete è la maggior parte dei lavori che abbiamo fatto, perché poi tutti gli altri lavori che non ho ripreso, non ho ovviamente registrato in clip, e perché non ho avuto tempo per il fatto del lavoro. Come sapete, dato che ho cambiato il lavoro mi occupa troppo tempo e non ho, diciamo, neanche un giorno per andare nella nuova casa a vedere i lavori come sono, diciamo, andati, come sono finiti, eccetera. Per cui molte clip non ho registrato. Mi dispiace perché secondo me è anche per ricordo mio, e per cui almeno per ricordo, anche solo per me, è bello perché così almeno li guardi i video e dici: cavolo, però com'è cambiato il tempo, quanti lavori che ho fatto in questa casa, quanto ho speso, eccetera. E niente, per cui adesso vi lascio tutte le clip, vi lascio al vlog e niente, spero che vi piace, anche se è un vlog un po' così e non è un vlog fatto bene, ma appunto, lavorando tutto il giorno, tutti i giorni, compreso sabato e domenica, perché io ho solo un giorno di riposo alternato, per cui non ho un giorno fisso che tu dici ok, sto a casa, non ho tempo di fare più niente, non riesco più a vloggare, non riesco più a registrare, o non riesco più a registrare, a vloggare, non riesco neanche a montare un'ora di video, perché come sapete montare i video ci vuole il tempo, ci vuole almeno un giorno solo per fare un video, per cui dentro poi a tutti questi video che vi pubblico ovviamente sul mio canale, cioè oltre, per cui è molto difficile per me in questi mesi da quando ho iniziato a lavorare e non ho più tempo di fare niente come andare in casa nuova a vedere come è finito o tantomeno ad aiutare, per cui non sono più presente come prima. E infatti poi vabbè, in un altro video poi vi spiegherò piano piano. E detto questo, è meglio che vi saluto se non parlo troppo, e così almeno monto questo video che voi lo vedete credo martedì, spero,
perché io lo sto registrando di sabato questa clip. Comunque, niente. Detto questo, buona visione e niente. Ci vediamo al prossimo vlog. Spero che vi ho detto tutto, anche se sono in pigiama. È la prima volta che faccio un vlog in pigiama. Vabbè, comunque dovete capire anche la mia situazione di questo sviluppo, specialmente del lavoro, che non ho più tempo di fare niente tranne di lavorare e basta. Questa è la mia situazione. Comunque, vabbè. Detto questo, ci vediamo al prossimo vlog o al prossimo video, chi lo sa. Ciao! Qua ce ne vogliono 14. Solo questa parte. Queste le abbiamo comprate al Lidl e stiamo ripulendo di nuovo. Altro giro, altro corso. Qui è cresciuto, dobbiamo tirarlo via, solo che fa un caldo bestia e stiamo cercando di tirarlo via, ovviamente sotto dalle radici, così stacchiamo la pianta. Poi levamo via tutte queste cose qui, prepariamo bene. Questi sono comodi. 10 euro, tre pacchi, presi al Lidl, e abbiamo preso anche quello che è la copertura per metterlo alla rete. Siamo riusciti a tirare via le radici della pianta. Adesso stiamo cercando di pulirle e poi ricopriamo il buco. Intanto sono le 5 del pomeriggio. Oggi è il 2 di giugno. Lo dico perché così almeno so quando stiamo facendo questa cosa. Siamo quasi.
da grigio, secondo me, è un azzurro.